Il progetto Parco Nomade, ideato e sostenuto dalla Fondazione Volume, ha come scopo quello di ripensare il concetto di arte pubblica, dando vita, nella periferia sud-ovest di Roma, a pochi passi da Corviale, a un luogo in cui far convivere arte, architettura e natura. Nomadismo, fusione tra arti, rapporto con il territorio, sono i punti chiavi di questo progetto. Ma il Parco Nomade è la normale evoluzione di quello che era l'intento di Volume. Con la partenza di Volume, il progetto più importante per me era capire la relazione fra l'artista e lo spettatore. L'originalità del progetto del Parco Nomade sta nel fatto che non è un luogo di accoglienza statico, uno spazio dove mettiamo a giacere questi duetti tra un architetto e un artista all'interno di un modulo che è un container, ma piuttosto è un parco dinamico, appunto nomade, viaggiante. L'area del parco si estende per circa 40 ettari all'interno della riserva naturale della Tenuta dei Massimi, su un piano verde di proprietà della società Emefin. Una porzione di agro romano ancora intatta che ha mantenuto e manterrà nel futuro una vocazione agricola. L'operazione, che ha visto il sostegno del Comune di Roma e di Roma Natura, ha l'obiettivo di intraprendere un dialogo proficuo con una nuova parte della città e fissare il primo caposaldo della riqualificazione dell'area. L'intenzione è quella di creare un laboratorio aperto e continuo che attraverso appuntamenti mensili e attività educative stimoli la partecipazione di un pubblico vasto ed eterogeneo che coinvolga sia la comunità del quartiere che un pubblico internazionale. Il Parco Nomade produce un effetto supplementare, quello di raggiungere gli eventuali visitatori, di evitare lo spostamento, il pellegrinaggio normale che c'è negli spazi chiusi delle gallerie o dei musei del pubblico. Qui il pubblico viene intercettato, l'opera va a destinazione, c'è questa sorta di flessibilità, questo dinamismo dell'opera, dell'intreccio tra architetto e artista che intercetta, buca, diciamo, se si può dire così, la stanzialità del pubblico. Quindi è un parco a distanziale, dinamico e in eterno spostamento. L'architetto paesaggista João Nunes ha dato vita ad un progetto flessibile e a basso impatto ambientale, in grado di valorizzare il paesaggio tipico dell'agro romano, nonché i singoli moduli. È stata prevista la sistemazione dell'intera area del parco in 4 fasi successive, in una scansione sia temporale che spaziale. Il principale obiettivo di Nunes è il mantenimento del ciclo vitale delle piante e delle colture in armonia con l'alternarsi delle stagioni. Primo step del progetto è stata la realizzazione di una grotta scolpita in un monolite nero, un'opera di Roberto Pietrosanti, presentata per 15 giorni sul piazzale antistante il Museo della Rapacis a Roma. Una sorta di grado zero architettonico, nonché prima pietra dell'intero progetto Parco Nomade. Si tratta appunto molto semplicemente di un volume squadrato, perfetto nelle sue linee geometriche, e presenta sul fronte una cavità simile a un antro, simile a una grotta. Potrebbe definire esatta nel suo aspetto esteriore, ma presenta nel suo interno una attitudine brutale, cioè come se la contemporaneità si presentasse geometricamente perfetta, ma nascondesse in realtà al suo interno una volontà barbara, una volontà animalesca. L'area di accoglienza, progettata dall'architetto Nicola Di Battista con la partecipazione di Alfredo Pirri, prevede la realizzazione di alcuni spazi di servizio al parco stesso, pensati in funzione dei visitatori e ad essi dedicati,
per accoglierli, informarli e indirizzarli. Una lunga strada, ispirata alle strade srotolabili di João Nunes, ma fornita di quinte laterali affinché acquisti le sembianze di una sorta di corridoio, accompagna il visitatore all'ingresso del parco. Su questa strada si aprono porte laterali attraverso le quali è possibile accedere ai diversi padiglioni pensati per attività di varia natura: informazione, area gioco, uffici della Fondazione Volume, bookshop, deposito, servizi igienici. La nostra prima idea era quella di creare uno spazio all'aperto, uno spazio formale che già l'uomo conosce normalmente, cioè lo spazio della strada. La strada non è nient'altro che un percorso chiuso lateralmente su due lati. L'area comprende anche un elemento verticale di notevole altezza che segna l'ingresso vero e proprio al parco ed offre la possibilità di una vista a volo d'uccello. Una sorta di, chiamiamola così, l'abbiamo concepito insieme come una sorta di insegna che tende a sottolineare appunto l'accesso allo spazio. Invece dare un'esperienza, fornire una nuova esperienza al visitatore salendo semplicemente delle rampe e donare dei punti di vista, non so, a 3 metri, a 8 metri, a 10 metri, quindi come una sorta di totem più alto di tutti gli altri padiglioni, che potesse contenere anche sulla sua facciata la pubblicità degli eventi che volta per volta, o dei padiglioni che volta per volta vengono inaugurati nel sito, e che possa essere visibile anche da chi, passando nella strada che è molto trafficata di fronte, non andrà mai a vedere il parco, ma sarà incuriosito dal fatto che su questo cartellone non c'è una pubblicità per vendere qualcosa, ma volta per volta c'è scritto, non so, Cunelli, Saccardi. I singoli moduli collocati all'interno del parco sono ideati e progettati da un artista e un architetto che, lavorando assieme, danno vita a una struttura originale ed unica nel suo genere, seguendo un format che non ha uguali nel mondo. Unico vincolo imposto è quello di rispettare le misure standard dei container da trasporto, in modo da facilitarne la mobilità. Il container sarà utilizzato a volte nella sua forma e materia originaria, altre rielaborandone le dimensioni, i materiali, la struttura. C'è una estrema elasticità di come il modulo può comportarsi all'interno del parco. Quando torna o viaggia il modulo, e una volta tornato alla base, che potrebbe essere il parco, potrà assumere posizioni e location differenti. Questo proprio perché è la natura stessa del modulo prestarsi a varianti e a trasformazioni possibili. Ogni modulo permette di sperimentare forme, materiali, idee e tecnologie, configurandosi come un vero e proprio laboratorio creativo e tecnologico unico nel suo genere. E il modulo si inserisce appunto in questa tabula rasa che Nunez ci consegna, ma in un paesaggio ben definito, un paesaggio che appunto vedrà artista e architetto creare un realizzare un modulo secondo quella che poi è la loro poetica, ma che il nostro ruolo è quello di poterlo giusto posizionare all'interno del parco per poter creare quelle relazioni visive e spaziali che renderanno la fruizione da parte del visitatore di un momento, diciamo, particolare. Il nostro studio quindi si pone all'interno di questo, diciamo, di questo settore, e cerca in una qualche maniera di far collimare quelli che sono i dati di un progetto esecutivo con quelle che sono le esigenze di un artista. Il terreno di via del Ponte Pisano a Roma sarà infatti più un centro di smistamento o un deposito temporaneo che un luogo cristallizzato in una forma predefinita. Accompagnare, sostenere e seguire lo sviluppo e la creazione dei singoli moduli partendo dalle esigenze dell'artista, e poi coniugare il lavoro dell'artista con quello dell'architetto, con la loro realtà di equipe che fanno in realtà loro due insieme, e poi seguire questo loro lavoro per integrarlo all'interno del concetto più generale del parco. La cosa più divertente è stata quella di associare personalità anche
fare delle associazioni inconsuete, quindi cercare di avvicinare autori che non si conoscessero, anche per creare un po' un cortocircuito tra le poetiche. Quindi spesso, magari su proposta di Franco, abbiamo pensato insieme a un artista, abbiamo detto che architetto potremmo associare, qual è la ricerca architettonica che può avvicinarsi in qualche modo a questa ricerca artistica. Quindi difficilmente il lavoro è stato quello di associare semplicemente per assonanza, ma proprio quello di creare un movimento, diciamo così, nella relazione tra i due. Importante è anche poi la scelta magari dei singoli artisti, che possono essere quello che è un po' la filosofia del Parco Nomade, sia dei giovani emergenti interessanti, sia invece gli artisti più affermati che lavorano o con architetti altrettanto importanti, o invece creare uno strano connubio tra, appunto, tra giovani e invece maestri riconosciuti. Carla Accardi ha, diciamo, da sempre rappresentato, rispetto alla sua ricerca estetica, rispetto alla sua ricerca artistica, una, diciamo, un punto di riferimento per il nostro lavoro, diciamo, un'affinità indiretta in qualche modo che ha trovato in questo padiglione un'occasione, appunto, per esprimersi. La nostra sensazione era quella di poter realizzare un padiglione non che contenesse, appunto, un'opera poi dell'Accardi, ma che lo stesso padiglione rappresentasse il senso stesso della collaborazione. Una prima riflessione è stata quella di assorbire alcuni degli elementi che fanno parte, appunto, diciamo, dell'universo estetico, l'universo dei segni di Carla, estruderlo, tridimensionalizzarlo e costruire, appunto, uno spazio tridimensionale attraversabile, vivibile. Questa forma che nasce dalla forma del container, pensata dallo studio, nella quale non si potrà entrare. In realtà è come se questa forma avesse all'interno un corpo vivo, perché c'è come una macchina ottica, una specie di Wunderkammer piena di vetri con un fuoco che gira, con dell'acqua che cade, e che si però potrà vedere solamente da da delle feritoie che saranno aperte lungo tutto quanto il corpo della struttura architettonica. Che il suo luogo principale sia questo qui del verde, di uno spazio aperto, del prato, degli alberi, ci ha ispirato molto nel disegnarla. In realtà tutto quanto è nato dalla forma di un vecchio contenitore per matite, quelle che si usavano una volta negli anni 50, quelli di legno che si aprono, e da quella forma lì è poi nata l'idea del container, della forma che sarà data al container. Ho immaginato che l'opera migliore che potesse essere esposta è quest'opera che si chiama Compassi Dorati. Trasportare quel concetto di ascensione in un dei container certamente mi ha provocato grandi problemi e riflessioni, però parlandone con l'architetto Marco Casamonti del gruppo Archea, abbiamo facilmente trovato una soluzione con dei materiali molto poveri, molto francescani. Infatti abbiamo pensato di ricoprire i due container sovrapposti l'uno all'altro con del ferro corten e avere delle forme estremamente semplici e minimali, proprio per non impattare con la natura, con i colori della natura, che sono così variabili e così meravigliosi, e quindi lasciare un segno diverso e più evidente. Dopo che Massimiliano ha fatto il progetto dei due container, che ha fatto una L, mi è venuta l'idea di fare una donna musa, però che è diventata come tipo un panno steso al vento, molto fragile e quasi persa, diciamo. Cioè che nell'attualità si è persa questa idea dell'ispirazione, della musa, dell'anima dell'arte. E questa donna è stesa adagiata, come se aspettasse quasi un risveglio.
Questo è bello che degli architetti usano gli stessi volumi per poter esprimersi, no? Che hanno dei limiti, diciamo. Non c'è più un limite oggi, diciamo, in niente. E questa idea mi piace molto. Questa idea di uno spazio isolato da cui si potesse vedere solo il cielo e solo la terra su cui poggiava il padiglione si è incontrata con questa suggestione molto forte di Lim, dello sguardo nel pozzo, del fatto che della rana che dall'interno del pozzo guarda quello spicchio di cielo e pensa che sia tutto il suo mondo. La nostra installazione si è trasformata in un vero e proprio pozzo, effettivamente il nostro progetto è uno spazio a forma conica in cui si entra e da cui si vede solo una piccola porzione di cielo, come se si fosse in fondo a un pozzo. La struttura ha una forma conica perché ovviamente questo tipo di forma permette di aumentare l'effetto prospettico e quindi di aumentare ancora di più il senso di stare nel fondo di uno spazio cilindrico. Mentre la struttura è pensata per poter essere poi trasportata ovviamente su dei container, quindi chiaramente anche per dei limiti tecnologici una sua dimensione fissa. Però proprio perché queste saranno delle opere collocate in dei contesti molto forti, in dei parchi, in dei contesti naturali, abbiamo pensato che era forse più forte entrare da una natura e da una campagna e costruire uno spazio di isolamento e di sospensione rispetto al contesto, cioè giocare più sul contrasto che non sul portare dentro ciò che è fuori. Ciò che è fuori, e fuori ha la sua forza. In realtà questo spazio, se vogliamo, è più uno spazio di raccoglimento, di isolamento e di meditazione. Fuori c'è ancora questi orizzonti sconfinati, ma questa è una cosa che è un po' una specie di luogo per focalizzare su se stessi e il proprio rapporto col mondo esterno. L'opera di Paul Morrison è caratterizzata da questi straordinari landscape in bianco e nero che sono la rappresentazione dell'artista della natura. Il progetto nasce dall'opera di Paul Morrison. L'obiettivo è quello di creare una relazione tra l'opera d'arte dell'artista e la natura che lui rappresenta. Il progetto consiste nella ripetizione di un modulo container, si moltiplica per 4 volte, per ottenere una lunghezza di 24 metri lineari di opera di Paul Morrison. Questo orizzonte ricostruito in bianco e nero è il nostro oggetto del progetto. A questo sovrapponiamo una superficie, una vetrazione che frontalmente consente la visibilità del progetto in maniera frontale come un semplice quadro, ma in realtà rivela uno spazio interstiziale che consente una nuova esperienza all'interno dell'opera. L'obiettivo è creare un percorso, diciamo, emozionale, esperienziale, in cui il visitatore riesce a percepire l'opera e la sua riflessione attraverso un trattamento della vetrazione in semirifertezza. Questo obiettivo è quello di, sovrapporre reale e virtuale, opera d'arte e natura che lui rappresenta. Il nostro obiettivo è quello di mettere in scena una relazione tra natura ricostruita e quindi interpretata dall'artista e natura reale. L'obiettivo è creare un percorso esperienziale in cui il visitatore percepisce da un lato l'opera dell'artista e dall'altro la sua riflessione. Questa parete vetrata si metterà in scena la duplice realtà reale e realtà virtuale attraverso questa messa in scena scenografica. L'obiettivo è progettare il feedback, quello che Paul Virilio chiama feedback, cioè la sovrapposizione tra realtà reale e realtà virtuale che è il nostro futuro. La novità sicuramente è quella di permettere, per quanto riguarda l'artista, di lavorare con una scala diversa e di unire in particolare quella che è la creatività, la genialità, potremmo dire la libertà dell'artista con la scienza e la tecnica dell'architetto, per poi creare un oggetto che è un oggetto in realtà unico a metà tra arte, tra scultura e architettura, un oggetto che non è né l'uno né nell'altro, e fare in modo che un artista lavorando con un architetto non sia in un rapporto di sudditanza, potremmo dire, o di accoppiamento, ma invece di fusione vera e propria, e non è più l'architettura che accoglie l'opera dell'artista, ma è l'opera dell'artista che si fa architettura, e questo è come risulta la parte innovativa per quanto riguarda l'ambito artistico, e trasformare quella che è la poetica del singolo artista in un'opera a scala ambientale da vivere e da esperire, in alcuni casi proprio da attraversare. Agli architetti, come agli artisti, è stato chiesto di ragionare in maniera molto flessibile.
forse anche la cosa che è stata più stimolante per questi autori è stata la possibilità di far girare, quindi di creare un'opera nomade, appunto, come il nome del parco, itinerante a tutti gli effetti, che dovesse in qualche modo adattarsi a diverse situazioni. Il parco nomade per me, in una frase molto sintetica, potrebbe essere il parco della memoria dove i simboli sono le opere d'arte. Questo obiettivo di trasformare un'opera d'arte in un'opera itinerante è il vero senso di questo progetto. Crediamo appunto che oltre ad avere quindi il parco nomade diversi ruoli dal punto di vista culturale, ha anche credo un ruolo sociale come appunto riorganizzazione di uno spazio verde, quindi nuovo servizio, nuovo spazio pubblico per la città. L'idea poi che ogni tanto tutto questo possa viaggiare è ancora più affascinante, perché viaggia, diciamo, l'opera con tutto il suo guscio, è come se l'arte fosse una testuggine che ha un esoscheletro che può attraversare il mondo, non ha più questo bisogno di trovare ogni volta dei luoghi adatti, porta con sé il luogo, fa spazio, ha il suo spazio. Molto interessante che il Parco Nomade è un dispositivo che può permettere nella sua nomadicità di attivare dei luoghi differenti, cioè si utilizzano questi progetti, che poi sono anche loro stessi dei dispositivi, ognuno con un approccio differente, per poter andare a attivare, segnare, svelare, rivelare dei luoghi in vari punti del nostro pianeta. E questo è molto interessante, penso che il giorno in cui Parco Nomade verrà realizzato, ad esempio nella sua prima collocazione, che è qui a Roma, vicino al Corviale, il giorno in cui queste installazioni verranno portate via, ecco, quello sarà un luogo che sarà stato cambiato da questo intervento, anche se temporaneo. E così anche gli altri luoghi. Diciamo, i nomadi hanno sempre questa capacità di occupare, abitare temporaneamente uno spazio, e dopo che se ne vanno, questo spazio ha da un lato la libertà di tornare come era prima, ma dall'altro anche di acquisire nuovi significati proprio da questa permanenza temporanea che lo ha trasformato, che ha dato dei nuovi significati, delle identità, una nuova identità. Ai moduli, come alle idee, non resta che viaggiare per il mondo, per diffondere una nuova idea di arte pubblica e un diverso modo di vivere l'arte e l'architettura. Il Parco Nomade è un'evoluzione di volume, è il passo successivo, non di volume in senso stretto, ma di tutta l'esperienza di volume. Quindi una apertura in tutta quella che è l'esperienza, trasportando le diverse esperienze di 15 anni di volume nel Parco Nomade. È come se le stanze, o diciamo quello che è successo a volume per ogni singolo artista, venisse trasportato in uno spazio nel parco. Quindi tanti piccoli volumi come storia di volume. Il Parco Nomade raccoglie artisti di tutte le generazioni. Non privilegia una poetica rispetto a un'altra. Così anche per quanto riguarda gli architetti, perché riteniamo che l'eclettismo stilistico, il nomadismo, siano ormai antropologicamente tratti che appartengono alla ricerca artistica degli ultimi decenni. Gli anni 2000 sono segnati, a mio avviso, da questa mobilità, e ritengo anche che si colga un ulteriore effetto ecologico, in questo caso il rapporto con la natura. Quindi è molto interessante capire come anche in questo caso c'è un'attenzione non solo per lo spazio urbano, ma anche per quello che è il tessuto naturale che circonda le città. E allora penso che questa iniziativa, il Parco Nomade, possa risultare alla fine un massaggio del muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva, possa mettere in movimento nuovi processi di conoscenza, possa essere un'iniziativa interattiva che ci promette appunto nuove forme di bellezza e, come diceva Baudelaire e anche Stendhal, la bellezza è una speranza di felicità.